Io prendo in giro Andrea, Giorgione. ti ringrazio con tutto il cuore per strapparmi sempre un sorriso in questo periodo che è difficile per me. Grazie mille, Cirvatino, carino, grazie mille. Io prendo sempre in giro Giorgione, ma anch'io quando cucino le mie cose non vado tanto leggero, eh. Io una volta ho portato il mio spezzatino a dei miei colleghi di lavoro, se lo sono scofanato tutto dicendo che era buonissimo, poi però sono finiti in coma, cioè nel senso, dopo era così. Perché anch'io non è che cucino tanto leggero, eh. Allora, adesso direi che possiamo passare ai The Show. Su Facebook vi abbiamo chiesto cosa detto le Posso un'informazione? La zona Corvetto. Ciupi 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 ciupi. Ciupi ciupi ciupi. È tipo gni 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 gni. Ma via olio. Via olio. Ciupi 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 ciupi. Chi l'è? Perché ciupi ciupi? Via olio. Prima sì. Ciupi 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 ciupi. C'è una biblioteca, mi han detto. È l'equivalente di gni 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 gni. In fondo il comune. E invece Brenta? Via Brenta è sempre diritto, la seconda traversa. Ma ciupi 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 ciupi? Chi è ciupi ciupi? Ciupi 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 ciupi. Ciupi ciupi. E ciupi ciupi vai. Ciupi ciupi. Ciupi 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 ciupi. Detto papà. Scusate signore, posso chiedere? Chiedete a una vecchietta ad aiutarvi a attraversare la strada. Una cortesia, mi date una mano a attraversare che mi sono fatto male alla gamba? Grazie, grazie. Piano piano! Anche quest'anno siamo stati elementi dai mondiali. Elementi? Cioè, grazie per il eliminati dai mondiali? Di già? Grazie per il partito! Guarda la vecchia, piano piano piano! La cosa bella è che la vecchia non sta mollando! Cioè lui sta correndo alzando le gambe e la vecchia non sta mollando la presa. La vecchia lo tiene stretto. Un giovanotto mi ha chiesto di toccarlo. Col cazzo che lo mollo. Sei mio bastardo, dammi il cazzo. Scusate. No, 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 signora. Charles, grazie per i quattro, mi entrava a parlare. Perché mi fa male tutto il linguine. Se lo scalcio lì. Sì, ma signora, lo molli che lo fa volare per terra. Come brucia. Ah, come brucia. Ah, come brucia. Ah. Ma dalla signora che non lo molla. Ma perché non lo molla? Grazie. Ma possibile che per camminare e far così, ma non puoi avere qualcuno che ti aiuti? Questo. La vecchia che non lo lasciava. Ma vaffanculo, eh. Perché? I capelli neri. Ma come i capelli neri? Così hai i capelli neri? Da stanno. Beh, deve andare a fare in c***o. Perché? Marco C. Sai chi è Marco C? No. Mi ha detto, vai da lui che ha i capelli neri e mandalo a fare in c***o. Chi è? Marco C, non è un tuo amico? No. Qual è i capelli neri? Quindi sì, devi andare a fare in culo. Ma vaffan c***o, eh. Ma lui non sta capendo più. Perché hai i capelli neri. Ce la fai tu o cosa? Me l'ha detto Marco C a me. Chi è sto Marco C? Ma chi è Marco C? Scusate. Mi ha detto vai dal signore con i capelli neri e mandalo a fanculo. Marco C... Chi è sto Marco? Dov'è? Chi è? L'ha scritto proprio. Una persona con i capelli neri e mandatela a fanculo. Io non ho nulla contro di lei, Come devo fare? Niente. Va bene. Buona giornata. Altrettanto. Salve. Vaffanculo anche a te. Salve, ascolti. No, è al telefono Marco C. Senta, parla con lui. Ma così, pronto? Senti. Pronto, sì. Buongiorno, sono Marco C. Senta. Buongiorno. Basta. Lei ha i capelli neri. Vaffanculo. Eliminati dai mondiali, abbiamo perso 1-0 contro la Macedonia. Ah, vabbè, ragazzi, questa è andata così. Grazie per il cibo. Devi andare a fare in c***o perché hai capelli neri. La sta mandando. Devi andare a fare in c***o perché hai capelli neri. E io non voglio. Che ne si sta incazzando? No, io posso andare in giro con questi capelli neri, basta. Da parte di Marco C. Non posso andare in giro tutto il giorno a mandare a fare in c***o. Risolvetevela tra di voi, no? Adesso ti mando io a fare. No, me lo passi, per favore. È Marco C. Chiamo la guardia e ti faccio cacciare fuori e calci nel c***o. Ma non si sta
stai cazzando di brutto. Sono io, Marco C. Non me ne frega un c***o, vai fuori dai coglioni. Ma se ne va a fan c***o. Ma Marco C, il signore è un po' arrabbiato, eh. Beh, dopo un po' che non ti manda a far culo ti incazzi. Mi servirebbe gentilmente una sega. Quindi che c'è la lama da legno. Okay. Con molta paura. Okay. Però. Prova punto esclamativo so. Prime, patatino. Preferisco un pompino. Un pompino. Che attrezzo è, scusi? Che? E lui, scusi, che cos'è? Non ce l'avete voi? No. Beh, allora aspetto la moglie, magari chiedo a lei. Che cosa dicendo? Eh no, la sega sono autosufficiente. Ma che cazzo? Come è andata così? Sei italiano, interessati a qualcosa che riguarda la tua nazione. Il calcio. Veramente? Veramente questa è una cosa che dovrei prendermi a cuore? Il calcio? Tra la disoccupazione, le bollette, la benzina, gli stipendi al minimo, l'istruzione insensata, il livello tecnologico arretrato, le pensioni che non esistono, io mi dovrei preoccupare del calcio. Andrea, anche tu hai i capelli neri, meno male che Marco C non ti conosce, Andrea 1988 plol. In realtà sembrano neri, ma se li guardi al sole sono biondo scuro, castano chiaro, poi dipende anche dalla stagione, d'estate divento molto biondiccio, però non ho i capelli neri. Gente, diciamo, per il p***o, no. Esci fuori dal negozio. Veramente, cioè, guardate che comunque sti qua rischiano veramente di prendere delle botte ma forti, cioè, voglio dire, cioè, guardate che fare una roba del genere, cioè, è strano che non l'abbiano mai menati forte, perché so che è successo qualche volta gli ha menati, ma... Che c***o è il tuo gioielliere? Non lo so chi è. Me lo identifichi, Bibi? Chi è il tuo gioielliere? Non lo so. Non lo so, tutto questo ice? Chi è il tuo tabaccaio? Ma che cazzo... Questo qui. Che c***o è il tuo tabaccaio? Questo qui? Dopo la galleria. Ma questo è vecchio. È normale che se gli fai così cerca le attenzioni, scusami. Cioè, questo, lui sta vivendo il sogno. Lui sta vivendo il sogno. Questo è il classico sogno. Tutti gli anziani vogliono che uno si sieda e parli con loro. Questo è il sogno di tutti, ragazzi. Tutti i vecchi vorrebbero uno che si siede e parla con loro. Tu stai facendo vivere a questo vecchietto il sogno. Lui sta vivendo il sogno di una vita. Bibi dopo la galleria? Sì? Flex. Com'è? Faccia come me, guardi. Flex. Ma che cazzo? Al vecchietto, flex. Non riuscirà a alzare la spalla. C'ha un'artrosi che non riuscirà anche a muoversi. È una cosa così, così, flex. Ma questo non alza nemmeno le spalle, come fa? Scusami. No, ho le braccia che mi fanno male. No. Vedi? Te l'ho detto io, c'è l'artrosi. Oh, mi spiace. Che c***o è il suo ortopedico? Cazzaniga. Cazzaniga? La dottor Cazzaniga? Sì. Anche... Scusa, ma perché gli ha detto come si chiama il suo ortopedico? Ma che cazzo... Mia nonna è molto brava, uno specialista. Sì, conosco il primario, ha fatto la scuola con un parente di mia mamma. Grazie mille, buona giornata. Anche a te. Ciao. Arrivederci. Ma scusa, adesso il cazzaniga, cioè, ma scusa. Flex. Oh, adesso andiamo a cercare il dottor Cazzaniga, gli chiediamo se ha una visitina. Perché... Ciao ragazze, posso farvi vedere la mia terza gamba? È grossa, pelosissima. Ma che roba? Guarda poi tu. È grossa e pelosa. Vabbè, però scusa, era una gamba. Cioè, perché non hanno riso? Voglio dire, si poteva anche ridere, dai, scusami, voglio dire. Cioè, alla fine, cioè, è chiaro che all'inizio le tipe si incazzano, quindi, però alla fine, dai, cazzo, cioè, tira fuori la foto di una gamba, su, dai, cioè. Vabbè, dai, uno potrebbe anche ridere, cioè. Signorina, mi scusi. Lei lavora qua? Sì. Come se vede una cortesia gigantesca? Adesso sono due mie amiche che stanno prendendo il caffè. Cosa ci fa un pollo in una volante? La polizia. Ma che cazzo mi ci fa, Tino? Vabbè, cioè, potresti portare questo foglio? Grazie. Un ragazzo mi ha detto che... No, guarda, cioè, ha dato fastidio, può buttarlo quello. Ok, non so cosa sia. No.
Beh, dai, cazzo, ma era una gamba pelosa, era la battuta. Vabbè, magari era fuori luogo, però mio Dio, dai. Fate domanda al bibliotecario, non rispondi, fate... Signora, salve. Come funziona per prendere un libro? Deve Se a me avessero fatto così, io ti menavo. Passi la voce, siamo in biblioteca. Scusi, io sto parlando con lei, quindi... Io ti menavo. Se mi facevi così quando eri in biblioteca universitaria, io ti menavo. Ne dobbiamo mangiare ancora di Macedonia. Faccina disperata, faccina disperata. Grazie per il circolatino. Sono costretto a mandarla fuori. Se urla, sono costretto a mandarla fuori. A lei. Allora, dovete andare quel banco là. Sì, ma signora, sta bene il suo amico. Vuole andare a quel banco, grazie. Diceva, prego, di cosa ha bisogno? Lei mi ha detto che cercava un libro. Shh. Deve andare in quel banco. Sì, là. Sì, no, senti, lavoro qua, mi dica, prego. Di cosa ha bisogno? Io non ho bisogno di niente. Guarda, è stata anche carina, perché di solito le bibliotecarie sono acide, ve lo dico. Le bibliotecarie molto raramente sorridono, ridono e scherzano. È un po', posso dirlo per esperienza personale, le bibliotecarie spesso sono delle Karen. Ciao Andrea, la tua risata è bellissima. Grazie per il cirfatino. Lo dico proprio per esperienza personale. Io ho lavorato più di 10 anni nelle biblioteche. Le bibliotecarie sono un po' delle Karen, eh? Is it fake? What? Your boobs? No. La faccia della tipa, la faccia della tipa. Your boobs? La faccia della tipa. Perplessissima questa domanda. No, it's natural. Oh, thank you for the information. Bye bye. Questa è una straniera. Adesso questa pensa che gli italiani vadano in giro dalle donne a chiedergli se sono finto o rifatte. Devi aiutare, devo fare un regalo per mia zia. Sì, quindi può darmi... la cosa più semplice, un maglioncino. Guarda, un maglioncino è perfetto. Quanto è esagitata la signora, scusami. Sì, quindi può darmi... la cosa più semplice, un maglioncino. Qua... un maglioncino, tutta esaltata. Cioè... un maglioncino è perfetto. To, è veramente quello che stavo pensando. Un genere così può piacere, eh? Guardi, sinceramente non ne ho. Guardi, sinceramente non ne ho. Guardi, sinceramente non ne ho. Guardi, sinceramente. Scusa, che cazzo, su Dazon la pubblicità è così. Guardi, sinceramente non ne ho. Guardi, sinceramente non ne ho. Guardi, scusa, ma questo è il buffering. Che cazzo? Sinceramente non ne ho. Guardi, sinceramente non ne ho. Guardi, sinceramente non ne ho. Ma che cazzo? Scusa, ma su Dazon la pubblicità è così? Oh, guardi, sinceramente non ne ho. Guardi, sinceramente non ne ho. Guardi, sinceramente. No, è che Dazon si blocca sempre. No, non lo sapevo, raga. Non avevo non ho idea di cosa lei preferisca, perché appunto non la vedo molto. Cioè, insomma, non è la posso fare una foto maglia. Che le faccio della mia madre, che magari sì. Mi dice in tempo reale. Sì. Se, un secondo, La faccia della signora. Dazon. Che cazzo ride, se non ha capito cosa ha detto. Lui Dazon, lei. Che cazzo ride. Dazon. La signora, anche la signora è un attimo sbarellata, io ve lo dico. Com'è? Il video finisce qua. Il video finisce qua. Se il video ti è piaciuto, un like è dovuto. Un like è dovuto? Cos'è un sì. Like? Ma come cos'è un like?
Ma che cazzo, ma scusi, ma dove è vissuto lei fino adesso, scusi? Come, cos'è un like? Ma scusi, ma come? Su DAZN una volta invece di andare in onda un amichevole della Juve, per sbaglio hanno mandato in onda una puntata di Forum che in quel momento stava andando in onda su Canale 5. Ma scusa, ma uguale proprio, non ci si può sbagliare tra le due cose, grazie per il cir. Un pollice in su? Sì. Se non sai farlo, corre il rento aiuto. Duri dura? Però non capisco se è uno scherzo o no. No, duri dura. Okay. Ti è piaciuto? Sì, un like. Duri dura? Il video finisce qua. Bravissimo. Sì, ma prego. Scusa, ma il tipo. Credevo che solo io ero strano. Come? Credevo che solo io ero strano, invece ce ne sono altri. No. Ha beccato il matto. Perché duri dura? Il video finisce qua. Minchia, grande. Sì. Ha beccato un altro matto. No, scusami, era una candy camera, vedi che c'è qui la telecamera. Sì. Ci sono dei cantanti, si chiamano Dark Polo Gang. Il loro motto è: chi è il tuo gioielliere? Come dire, dove compri i gioielli? Perché loro hanno tanti gioielli. Quindi noi abbiamo detto, ci hanno detto. Vedi, me l'avete scritto, ma io non lo sapevo fosse il motto della Dark Polo Gang. In realtà, delle persone, chiedete in giro. Anch'io neanche. Ma scusa, il canale com'è che si chiama? The Show, sei un pezzo di carta, te lo sei. Guardi, sono più di 600 candy camere. Ve l'ho detto, ma ragazzi, il vecchietto sta coronando il sogno, ragazzi. Sta parlando con qualcuno, cioè non se lo caga più nessuno da 20 anni. Quindi lei è contro i gioielli, anche lei. È un po' da fare, sì. Occhio, dissing alla DPG. Cosa vuoi che abbia capito? Dissing alla DPG, il vecchietto. I gioielli sono da cretini. Niente. Vabbè. Ciao, buon lavoro, buona giornata. Ciao. Non sono pazzo, era uno scherzetto, una candid camera, vede? C'era il mio collega che filmava. Che pirla. Ma come che pirla? C'è il pirla e lui che filmava. Che pirla, io che non ho fatto niente. E lui. Io me lo prendo. E il signore è stato simpatico. Ah, che pirla lui. Ciupi ciupi. Duri dura? Il video finisce veramente... Che cretini, ma fanno ridere, ragazzi, sono forti loro, mi piacciono un sacco. The Show. Secondo rapper che vi abbiamo chiesto di seguirle... Pokémon preferito? Comunque, hai dei begli occhi. Ho le ciglia da cerpiatto. Pokémon preferito? Dragonite, senza ombra di dubbio, insieme a Umbreon, Rayquaza, Lugia, Mew mi piace. Ce ne sono troppi, zio, faccio fatica a definirne uno. Grazie per i cibati. Entrati in un supermercato e mangiati il 30% omaggio di una confezione di tonno. No, aspetti, scusi, eh. No, basta così, solo quelli. Grazie mille. Com'è? Il tonno però se me lo apri lo paghi. No, ma guardi, le faccio vedere. Ho preso quella gratis. Non ho preso le altre, ho preso... Ma niente, cioè quelle... puoi aprirmi la confezione gratis. Le altre tre sono sane, eh? Io ho preso soltanto quello... Ciao Andrea, puoi salutare mia sorella Speranza? Speranza, ti mando un saluto e un abbraccione, Palatina. Grazie per il cir, Luigi. La pena, grazie per la sa, venuto la farmale, Palatino. Quello gratis? Perché insomma, mi sembrava un po' stupido comprare tutte e tre, tutte e quattro. Devi pagare tutte e quattro, è fatta apposta una confezione che uno paga tre, ma c'è il regalo alla quarta, non è che mangi quella gratis. Ma come no, io ho preso la quarta in regalo, scusi. C'è scritto gratis, non paga quattro. No. C'ha ragione, non fa una piega, c'è scritto gratis, mica scritto compra le quattro alla quarta omaggio. Tu, io non vendo la scatola rotta, scusami, adesso tu mi paghi la confezione. Come no? Beh, questo non è vero però, scusami un attimo, questo non è vero. Ah no, perché sono quelle con 3 più 1, no? Ha ragione lei, è vero, sono quelle 3 più 1. Vera. La prossima volta la farò così, grazie mille. Sì, niente, io volevo giusto sapere i regola barba, regola capelli, che sono... Questo sono è un tagliacapelli, questo ah, è... Ah, questo è un tagliacapelli? Sì, comunque sono tutti qua. Sì, ok, qua. Va bene, grazie mille. Sì, mi sa che c'è il ragazzo che ha un problema. In che senso? Questo è suo? È quello che mi ha consigliato lei, europeo? Ma non puoi usare. Sì, Real, grazie per la sub, venuto la parola. Sto facendo giusto una scalatina ai capelli. No, è che poi non posso più vendere. Cioè, non te lo devo vendere. Mi piace.
ragazzi, con quanta spontaneità parla lui. Lo stavo provando, solo che praticamente ho finito, quindi a questo punto mi sembra insensato stare qui ad acquistarlo. No, vabbè, ma non potete riconfezionarlo. No, e lo... il prodotto usato non... Sono puliti, li ho lavati, no, con lo shampoo all'agave. Cioè, con lo shampoo all'agave? Senta, senta. No, ma non posso fare una cosa del genere. E lei mi ha detto che era molto buono, io mi sono fidato e ho quindi capito, lo... Ma lo devi comprare e poi te li fai. Cioè, non puoi andare in un negozio, prendi un prodotto nuovo, lo... No, scusa, ma lascia stare. Senta, dietro, me li fate voi dietro? No. Qui li vorrei impari, perché vorrei... Vorrei farmi un cascato un po' più... Non mi sembri molto a posto, Questo... Non mi sembri molto a posto, direi di no. Va. Per cui dopo sparare qualunque b***o automaticamente diventa Dio. Ma lei il Natale dove lo passa? All'Italia? Sì. No, io stavo pensando di andare qualche parte, perché a me l'Italia, passare il Natale qui ti fa proprio cagare. Qualcuno è ammalato a scorreggia? Chi? Ma chi è questo? Lei. Sì, signore, l'ho fatta. Vabbè, dato metano, non si sente nulla. Ma chi è questo, scusami? Chi è sto matto? Ma chi è sto pazzo? Cioè, ragazzi, è più matto questo di del tipo. No, certo. Proprio perché a me il Natale in Italia mi fa. Che c***o vuol dire? Questo. È un inviato. No, ragazzi, io sto parlando dell'altro tizio. Io sto parlando dell'altro tizio, ragazzi. L'altro tizio è matto. Ma è mattissimo. Chi? L'Italia, tale dove lo può sparare qualunque b***o. Guarda, si sta incazzando col giornale. Ma lui, dico lui, raga, lui, questo qua. Questo qui censurato. Automaticamente diventa Dio. Ma lei il Natale dove lo passa? All'Italia? Sì. No, io stavo pensando di andare a qualche parte, perché a me l'Italia, passare il Natale matto. Qui mi fa proprio cagare. Qualcuno è ammalato a scorreggia? È matto, raga. Chi? Lei. Mega, grazie per i due, sì, 29 armate, l'ho fatta. Vabbè, dato metano, non si sente nulla. È matto, ma che cazzo? No, certo, proprio perché a me il Natale in Italia mi fa. Che c***o vuol dire? Ma che cazzo vuol dire? Ma che cazzo? Lei può cortesemente dare un altro? Grazie mille. No, signora, scusi, io pago le tasse, sono un onesto cittadino e di essere... Questa stronzata l'ho fatta anch'io dalla tabaccaia. L'ho fatta anch'io dalla tabaccaia. Ho preso il gratte vinci, ho perso, ho detto, no, però mi scusi, perché però mi conosceva, Ho detto, scusami però, cara, c'è scritto gratte vinci, qua si perde, che cazzo... Vabbè, però la conoscevo, no, ma la conoscevo, quindi non vale. Loro sono stati più coraggiosi, vabbè. È stato peggio quella volta che sono andato in banca dal cassiere. Ciao Andre, invidio il fatto che hai più di 30 anni e sei pieno di capelli, e io invece devo rassarmi il cimitero in testa già dai 24. Vabbè, patato, i capelli non contano nulla alla fine, non ti preoccupare. Grazie per il cirpatino. È stato peggio quella volta che sono entrato in banca, sono andato dal cassiere e ho detto, mani in alto, questa è una rapina. Mi ha fissato così e ho detto, no, sto scherzando, devo vedere una cosa sul conto. Però vedere la sua espressione, sì, l'ho fatto seriamente. Sì, vabbè, ma non gli ha creduto. Non mi ha creduto, ragazzi. Sono passato attraverso il metal detector. Sono andato davanti a lui con le mani così. Gli ho fatto, mani in alto, questa è... Come non avevo le mani così, gli ho fatto, mani in alto, questa è una rapina. Lui mi ha guardato, è rimasto così, mi ha guardato, gli ho detto, no, sto scherzando, devo vedere una cosa sul conto. Però è stato bello vedere la sua espressione. Stone, grazie per i 4, mi trovo per male, patatino. Truffato così non mi sembra proprio il caso. Ma sei tremendo, guardi. Un po' sì. Guardi, me ne dia un altro, glielo faccio davanti a lei, così vede esattamente la situazione. Guardi, lei mi dà un gratta e vinci, io le do un euro, io, guardi, gratto, e guardi, non ho vinto. Ma scusami, non è mica detto che vinci. Allora ha chiamato gratta e probabilmente, allora, forse vinci. Vinci. Ma scusa, cioè... io sono qua, ho i gratta e vinci che dà lo Stato. A parte che la signora sembra tantissimo la Pina di Fantozzi, poverina, sembra una donna tanto buona, mi ricorda tanto la Pina. Appunto. Sta storia qua a me non me la... Ho capito, ma scusi, sembra normale. Un ragionamento assurdo, il gratti vinci. Anche lei, ha vinto? Sì, ma mica vince. Allora, vede che lei ha vinto e io no.
mi scusi. Però dipende. Cioè, stai facendo una storia tutta tua. A me piace che questi li stanno anche spiegando. Cioè, ma perché li state spiegando? Scusami un attimo. Non c'è bisogno di spiegargli una cosa del genere. No, vabbè, se mi ridai 3 euro tutto a posto e siamo a posto. Io così. Ti ridò 3 euro, ma tu sei fuori di testa. Questo fa fa. Scusi, mi sa che c'è il signore in bagno che non sta molto bene. Ma che cazzo, ma che... Ma che sei, matto? Ma che sei, matto? Questo è inquietante. Ma guarda. Uno pensa che sia morto, gli viene un infarto. E perché è così? Perché così, scusi? Dove sono, scusi? Eh? Dove sono? Dove sono? Chi è lei? Chi è lei? Che casino! Dove mi trovo? Non potete togliere, per favore? Io ero ai mercatini di Natale di Cassano sull'Adda. Ma dove siamo, scusate? Adesso... Chi si è fatto in questo modo? Ma che ne so, io mi sono trovato qua nel vostro bar conciato così. No. Io ero ai mercatini di Natale di Cassano d'Adda. Questo ma che cazzo? Guarda che sti cosi sono fatti tutto il viaggio! Salve, devo fare due regalini. Allora, una bicicletta. Bicicletta è bella questa perché è blu. E senti, invece scarponi. Questo è 36 e questo è 34. No, va bene. Va, permesso. Scusa. Mi apri la porta, per favore. Ciao. Razzol, grazie per i 3, mi trovo armato al mattino. Ciao Luca, tutto bene? Così. No. Scusami. Cosa fai? Vado. No, non hai capito. Io non posso darti questa roba. E i bambini? No, mi dispiace. E i bambini? Voglio vedere un foglio. C'ho le letterine. Ma i bambini, signora? Cioè, questi due bambini. Gioia, ho capito, io non posso. Io sto lavorando, io non posso. Anch'io sto lavorando. Faccio anche gli straordinari in questo periodo. Anch'io li faccio. Che le notti faccio. Però io non posso darti questa roba. Chi è? No, abita a te. Pronto? Sono cattivo. Pronto, sono cattivi qua. Ma signora, i bambini. Ciao ragazzi. No, mandate Alessio alla cucina e iniziate a impartire ordini a caso. Sara, grazie per i 4, bentornato per Armati Mattina. Questa non dico che l'ho fatto anch'io, però ci sono andato vicino, perché dovete sapere che quando avevo Wolfman, grazie per i 7, bentornato per Armati Mattina. Quando avevo 18 anni, insomma, così giù di lì, che avevo appena finito la scuola, mi sono messo a lavorare qualche mese d'estate per far su due soldini. Ero andato alla Kamst, al bar, che c'era la fiera, ed ero andato a lavorare con un mio amico alla Kamst, al bar. Non vi dico che cazzo... C'era questo mio amico che lui era... faceva il caffè velocissimo. Cioè proprio lui se la prendeva a cuore, tipo gli ordinavi, dicevi mi fai un caffè, lui prendeva la macchinetta, svalvolava, faceva il caffè, lo versava e lui non guardava chi c'era. Cioè lui faceva il caffè, lo metteva a lato, tu lo prendevi e lo davi. E lui non guardava chi cazzo c'era, capito? Allora era una giornata molto noiosa, mi stava annoiando. Allora completamente a caso io ho cominciato a fargli dai un corretto, uno normale, uno corto, uno lungo, un macchiato e lui era lì che faceva tutti i caffè ma non c'era nessuno. A un certo punto si gira, c'era tutto il bancone del bar pieno di caffè ma non c'era nessuno. Lui si gira, guarda, ma non c'è nessuno. Io lo guardo e gli dico, ma io non ho mai detto che c'era qualcuno. Io ti ho solo nominato dei caffè, tu li hai fatti. Hai fatto tutto tu. Io non ho mai detto che era per qualcuno. Io ti ho guardato e ho detto, un lungo, un corto, un macchiato. Tu hai pensato fossero degli ordini. È stato divertentissimo. S-
volta quando eravamo, l'altra volta avevo 16 anni, c'era lo stage alle farmacie comunali, c'era lo stage alle farmacie comunali, che tu eri tipo nel magazzino, dovevi tipo inscatolare i farmaci, spedirli alle varie farmacie, insomma è tipo un magazzino con i farmaci, e noi eravamo in magazzino, io e un altro mio amico, sempre due scemi. Allora praticamente, vabbè, a parte che col muletto abbiamo sfasciato un sacco di cose, vabbè, perché lo guidavamo come dei pazzi, ma poi c'era una peculiarità in questa farmacia. A circa 2,5 metri d'altezza c'era un rullo che andava. In questo rullo tu semplicemente appoggiavi i cartoni vuoti, il rullo andava, portavi i cartoni in un grosso bidone, li scaricava lì, quando era pieno li portavano via. Allora il mio amico cosa abbiamo pensato di fare? Perché appoggiare i cartoni quando puoi metterti a 5 metri di distanza e lanciarli tipo palline da gol, palline da baseball? Matti, grazie per i 3 ventolai per Matti Martino. Allora ci siamo messi a distanza con i cartoni vuoti, eravamo i cartoni, noi boom, e vedi i cartoni che volavano, boom, sul rullo, e noi canestro. A un certo punto c'è questo mio amico, lo tira fortissimo, c'è il cartone che scavalca il rullo, finisce in testa al magazziniere. Si sente da di là: chi è che lancia i cartoni? Non siamo scappati via. È stato troppo bello. Mi sono divertita come un matto quel giorno. Sì, buon lavoro ragazzi. Allora ragazzi, le tartine sono ottime. Dobbiamo far uscire i primi tortelli, pane e prosciutto, che è un pranzo importante, mi raccomando ragazzi. Salve. No, sto gestendo i ragazzi, che è importante adesso. Focaccina saltata con ripieno di miele e rucola, zampone, lenticchie. Sono lo chef. Chef di chi? Da ristorante. Abbiamo solo un chef fuori. Chef Stigliano. Prego, no, chef no, Stigliano. Stigliano, non Chef Stigliano, lo chef bravo di Milano. Ma non lo vogliamo, prego. Ragazzi, signori, però io sto lavorando. No, dai, no, vabbè, no, facciamo così. Voi vi siete rassati, io sto al ristorante. Vado un secondo e vi faccio. Ma no, non puoi entrare in cucina. Non Vita puoi entrare in cucina. Ma uno chef non può stare in sala. No, ma non sei lo chef nostro. Questo non è... C'è la signora che prova anche a spiegare, questo è pazzo. Non è il Ninchini? Ma chi è? Cosa c'è? Questo non è il ristorante Ninchini? No, non è qua Ninchini. Qua è... Scusate, ho sbagliato, pensavo fosse un altro ristorante. Ma poi mi entra con una padella e una crostata. Quando può comunque per il cenone. Buongiorno, cercavo il signor Delfino. Aspetta un attimo che lo avviso. No, non c'è bisogno. Provate a convincere il portinaio di un palazzo di essere complice di un furto in appartamento. Ah, quindi c'è il signor Delfino? Sì, no, devo avvisare. Mi hanno detto che devo avvisare. Comunque sali e dai permesso, io te lo faccio salire. No, ma no? Invece il signor Pesci? No, non c'è. Non c'è il signor Pesci. No. Il signor Pesci a che piano era? Al sesto piano, perfetto. Sai che serratura ha il signor Pesci? Non è assolutamente sospetta come cosa. Perché? Perché devo scassinarla. Perché devo scassinarla, scusa? Perché sono un ladro d'appartamenti, mi scusi, che cazzo di domande fa? Abbia pazienza, cioè, uno qua come cazzo fa a lavorare? Entrare. Sì. E praticamente io devo fare entrare a rubare? Sì. Non si vergogni? No, non mi vergogno, io lo faccio per i miei figli, che a Natale vogliono le skin di Fortnite. Si rende conto? Vogliono le skill di Fortnite. Una skill di Fortnite costa dai 9 ai 2000 euro. Fuori, se no chiamo la polizia. No, non coinvolgiamo forse. E allora andate. Non posso salire. Faccio una scassinatina veloce. Non potete salire nessuno, andate forse. Neanche una scassinatina veloce. Una scassinatina veloce, una cosa rapida. Guardi, rubo giusto un paio di tanga, due mutande, una TV. Per Natale. Fuori. Questo fa. Salve. Devo entrare? Sì, ma salve? No, devo solo entrare. Cosa? Entrare qua dentro perché con la pettorina gialla. No. Si può entrare ovunque. No, capisco. Lei conosce? Conoscete la pettorina gialla? I'm Nick Niman and I'm a StreamYard user. For the last 6 years I've been live. Ho molta paura. È una cosa? No, capisco. Lei conosce? Conoscete la pettorina gialla? Cosa?
cosa? È una pettorina catarifrangente. Vuole cosa? Entrare. Entrare nel bel cosa? Guardare. Perché non capisco. Tu commedi, Alivo, tu commedi. No, no, solo la pettorina. Il potere della pettorina gialla. No, capisco. Non posso? No, sono... io non lo capisco, no, per cosa le spiego, perché ho fatto un video dove in pratica faccio vedere che posso entrare ovunque col potere della pettorina gialla. Se lei mi dice che non posso entrare, svaluta il mio video, cioè sembra che ho detto una bugia per quello, quindi no, capito? No, non posso entrare, non capisco, perché non capisco, non possiamo entrare, ok. Questa qua non l'avrà capito un cazzo, secondo me infatti non sono l'ha censurata perché non sono neanche tornati a dirgli che era uno scherzo, questa non ha capito un cazzo. Signora, le posso chiedere una cortesia? Un mio amico mi ha nascosto un regalo per Natale in uno di questi pacchi. Sì. Però non mi ha detto quale. Riesce a darmi 2 minuti la mano così finisco in fretta ad aprirli? Grazie mille. Tu non fai le catene al mio negozio, capito? Come? Ti metti le tutte in ordine. No, perché un amico della signora ha nascosto un regalo. Regalo dentro uno di questi, l'ho salutato a cercarlo. Sì, ma qua casino. Se no chiamo carabinieri. Chiamo, grazie. Chiami i carabinieri, cosa dici? Scusa, che ti hanno messo in disordine il negozio. Sì. Leggero, guarda, qui è facile. Perché lei ha detto che è mio amico? Tu, poco fa mi hai detto che un tuo amico ha nascosto un regalo qui dentro. Ah, ok, va bene. Lascia prendere. No? No. Questo fa. Ma scusa, cioè, chiami i carabinieri. Immaginate la scena. Pronto carabinieri, dei clienti stanno disordinando i pacchi natalizi. Caro Babbo Natale, l'anno scorso ci avevo chiesto di trovare... La cassa Bluetooth, che deficiente! Caro Babbo Natale, l'anno scorso ci avevo chiesto di trovare un ragazzo, un bell'uomo, affascinante, lui a fianco, scusi, i suoi pensieri si sentono. Tieni intelligente, siamo a fine anno e non l'ho ancora trovato. Sto quasi pensando di accontentarmi di questo ragazzo qui a fianco a me. Ma non sono così. Cioè, lei è attaccato alla classe Bluetooth dove sta parlando e fa finta che lei lo stia pensando, capito? Ma in realtà sta facendo un casino. Disperata. Posso aspettare ancora un anno, se lo guardo bene. Forse può aspettare anche due. Volume alto. Però nel dubbio me lo lasci il tuo numero? Il mio numero? Sì. Perché? Perché? Stavo facendo la richiesta a Babbo Natale. È per avere un ragazzo. A parte che questo sembra... Cioè, scusate, da 1 a 10, quanto quest'uomo sembra un ladro di mamma o perso l'aereo? Da 1 a 10... Quanto è un ladro di mamma perso l'aereo, questo uomo? O quello, o è l'attore che ha fatto Gaspare o Orazio nella carica... No, Gaspare! Lui è l'attore che ha fatto Gaspare nella carica dei 101! È lui! È quello che ha fatto Gaspare nella carica dei 101! Aspetta, eh! No, cosa ho fatto? Aiuto! Ho cliccato una cosa. Dai! Da ridere, non si a scrivere! Sono ancora 2 anni, non me lo mando. Sono troppo vecchio. Per quest'anno ho fatto il bravo, ma per colpa di un detto fatto potrei finire in prigione. Ti chiedo gentilmente di lasciarmi andare. Quella è una videocamera. Lui è il mio complice, se può farmi ottenere la liberatoria, perché signora questa è una candid camera. Dei tagliaunghie li avete invece? Che avrei anche le unghie da tagliare. Se... Stai facendo candid camera? Sì, signora, scusi. Adesso glielo compriamo, mi scusi, è una candid camera. No, perché l'ho capito adesso. No, questo no, solo questa. Se mi apri il tono, tu ti paghi la confezione, non è che mi mangi il tono così.
I nostri colleghi hanno fatto saltare la copertura. Gli hanno detto i colleghi. No. Era uno scherzo, te lo pago. Signora, era uno scherzo. Era una candy camera, ce l'ho qui. È una camera scondita. Spagnolo. Era uno scherzo, una candy camera per un programma. Mi scusi. Educata. Molto professionale. Che maleducato, scusami, vuoi un po'? No, no. Ah, ok. Rimetto a posto adesso. Vuoi che te dai una mano? No. C'è qualcosa che non quadra. Fuori tra di tutto. Mi è capitato qualche matto? L'hai detto proprio bene. Ho detto no, c'è qualcosa che non va. Ho preso il piano cottura e te ne è andato, eh. Vabbè, quello è furto, però. Ma senti la signora, ha detto è entrato uno, si è preso il piano cottura e se n'è andato. Ma come? Ma direttamente. Sono capitati di tutti i colori, vedo gente che apre confezioni di Simmental così. Ne ho viste tante in negozio, ma così proprio no. Siamo dei ladri, anche perché i ladri non ti avrebbero detto che andavano a rubare. I prossimi che arrivano potrebbero essere ladri davvero, chiamo la polizia. Buona giornata. Salve. Mi stanno prendendo in giro il cinese, ma non capisco. Se anche voi vi tagliate i capelli dentro i negozi di chi non lo fa? Che deficienti, però sono fantastici loro due. Aspetta che vado a pisciare, papere, scusate. Oh madonna, sto morendo. Oh madonna, sto morendo. Sì, mi sono lavato le mani, ho fatto pipì. Ah, tra l'altro io avevo preparato un video questo qua, che volevo vederlo con voi, perché... Cioè, lo stavo guardando con mente aperta, ve lo giuro. Cioè, ve lo giuro, non era una presa in giro. Non sto scherzando, non era una presa in giro. Stavo guardando questo video con mente aperta e mi sono detto che l'avrei guardato con voi perché, ragazzi, non sto scherzando, non è una presa in giro. Io non ho capito un cazzo. No, non ho capito niente. Cioè, e ve lo giuro, non vi sto prendendo in giro. Cioè, non lo sto facendo per sfottere, non lo sto facendo per perculare. Io non ho capito un cazzo. Ho detto, questo lo guardo con la chat che secondo me mi danno una mano. Dura 5 minuti. Diciamo che la maggior parte delle persone o non sa che cosa significa, non l'ha mai sentita prima, oppure hanno una concezione un po' diversa di quello che è la sessualità. Ok, fino a qui, ok, va bene. La maggior parte delle persone pensa che asessualità significhi non voler far sesso, che è una definizione che a me non mi rappresenta minimamente. Scusa un attimo, ecco, già qui, scusate un attimo, un dubbio, ma asessuali non sono quelli che non hanno l'impulso sessuale, scusami. Già qui avevo un dubbio, un attimo, una confusione. Ma asessuale... Non è quello che non ha lo stimolo sessuale di fare sesso? Cioè, che proprio non ha lo stimolo? No. No, non vi sto prendendo in giro, lo sto chiedendo con curiosità, non sto sfottendo, ve lo giuro, è una cosa proprio mia personale, di curiosità mia. Esattamente no, però c'è un po' di confusione, Tecnicamente sì. E spesso e volentieri la ritengono un'etichetta di troppo, per così dire, nel senso che... No, non sono quelli che non si ritengono né maschi né femmine, sono quelli che non hanno voglia di... Non hanno il desiderio sessuale. Cerca su Google, ma scusa, cerca su Google. Non la ritengono come realmente esistente. No, ve lo giuro, ma non lo sto guardando come presa per il culo, lo guardo con curiosità, La sessualità è l'orientamento sessuale delle persone che non provano attrazione sessuale verso alcun genere. Ah, quindi sì, è quello. Oppure che lo provano ma soltanto in condizioni specifiche o molto raramente. Eh no, scusami.
Eh no, aspetta però, cosa vuol dire? Eh no, scusa, se loro provano attrazione sessuale solo in certe circostanze, non sono asessuali. O sì? No, perché scusa, se tu provi attrazione sessuale nei confronti di qualcuno, anche se molto raramente, vuol dire che comunque non sono asessuali, scusami. O no? Cioè, per logica dico. Credo. Però se ha detto che in condizioni specifiche lo provano, vuol dire solo che hai dei gusti molto difficili in realtà, scusami. Non è tipo avere dei gusti molto difficili, non ha più senso. Demisessualità. Ecco, non so nemmeno che cazzo sia, io dico la verità. Non so nemmeno cos'è demisessuale, non l'ho mai sentita sta cosa qua. In qualche modo è come se sempre l'avessi sempre saputo. Io ho scoperto l'esistenza della sessualità tramite un'amica che ha fatto coming out con me dicendo di essere asessuale. Sul momento diciamo che ho preso questa informazione, le ho detto ok, va bene, le ho chiesto la definizione e poi mi sono portata questo termine a casa e ho passato la notte a cercare approfondimenti. Però scusami, come definizione non la capisco molto bene, cioè come definizione non la capisco, nel senso, se io ti dico sono asessuale, cioè non sono sessualmente attratto, però a volte sì, cioè non ha molto senso, cioè nel senso non ha molto senso, vuol dire che sei una persona, cioè non è, cioè voglio dire, ci sono persone che effettivamente hanno attrazione solamente nei confronti di qualcuno, però voglio dire, se sei attratto da qualcuno cosa vuol dire? Non sei asessuale, scusami. Che cosa significasse asessualità? Un po' per volta diciamo che ho trovato sempre più adatto il termine per descrivermi e per descrivere quello che io provo, o meglio, quello che io non provo nei confronti delle persone. Vabbè, diciamo che magari, cioè, magari non ti eccita l'aspetto fisico in sé per sé. Cioè, magari, perché tipo, se io sono attratto dal carattere di qualcuno, zero dall'aspetto, magari non lo trovo eccitante fino a quando non ci parlo. Però quello non vuol dire essere asessuale, quello vuol dire non trovare attraente la bellezza. Cioè è una cosa diversa, scusami, quella è una cosa, credo sia diverso. Perché magari è come dire che a me piace solo il carattere e la bellezza non mi attizza, quindi devo aspettare di parlare con qualcuno. Però non credo che sia privo di qualsiasi riferimenti a fatti o fenomeni sessuali. Ma allora se ti sei attratto non è asessuale, scusa. È stato molto naturale. È come trovare finalmente quella parola che è sempre stata da qualche parte nella tua mente e non sei mai riuscita a capire come pronunciarla, come dirla. Diciamo che la persona asessuale può avere relazioni di coppia, può avere relazioni di coppia romantiche, può anche avere relazioni sessuali. Cosa vuol dire relazioni di coppia romantiche? Scusami, in che senso? Cosa vuol dire relazioni di coppia romantiche? Ah, per il romantico. Ah, dice per l'emotività. Ah, ok. In realtà può avere chiaramente anche relazioni che non sono di coppia, ma che sono aperte o poliamorose. Ma allora, scusa, che senso ha però? Perdonami, ora non sto più capendo. Cioè, scusami, se un asessuale può avere relazioni di coppia, relazioni poliamorose, relazioni omosessuali, allora scusa, che cazzo cambia da una persona etero che non si attizza facilmente? Non ho capito. Vedi, per questo volevo vederlo con voi, perché non ho capito. Cioè, non ho capito, volevo vederlo con voi per questo, perché proprio non ho capito, cioè, scusami, nel senso, cioè, asessuale vuol dire che può fare però sesso anche a tre e anche con persone dello stesso sesso. Ma quindi, scusa, allora, al massimo sei etero o omosessuale e fai fatica a fare sesso, scusa, che cazzo vuol dire? Allora non sei asessuale, che cazzo, troppo, grazie per la sub, benvenuto per male partito. Sì, ma l'interesse è basso, ma che cazzo vuol dire? Esistono persone che non si attizzano facilmente, che cazzo c'entra? Non è che si chiamano asessuali, si chiamano persone che non si attizzano facilmente, scusami. Non sono asessuali, non ho capito. Nel senso di carattere. Ho capito, ma vuol dire persona che non si attizza facilmente. Amare senza sesso, ma ha appena parlato di relazioni sessuali. Cos'è? Non riesco niente a livello fisico. Allora però non lo fanno. No, scusa, se non sentissero niente non lo farebbero neanche. Diciamo che lo vedevo come una specie di
obbligo. Non è un obbligo il rapporto sessuale, è il motivo con cui la nostra specie va avanti. Come obbligo, scusami? Nel senso che vedevo il sesso come una cosa che bisognava fare all'interno della coppia, per forza. Vabbè, dipende, sono dei bisogni che si soddisfano, ma non è che sia obbligatorio, cioè, diciamo che se il mondo non avesse il sesso, la razza umana sarebbe estinta, ma non... provano piacere ma non attrazione, ma non ha senso, scusami, non vuol dire niente, se provi piacere vuol dire che sei attratto. Non puoi provare piacere da qualcosa con cui non sei attratto, perché comunque l'eccitazione è una cosa mentale. L'eccitazione è solo mentale, non ha senso, scusami. E poi che bisognava fare in un determinato modo, no? Ma chi te l'ha detta sta cosa però, ragazza mia? Non ho capito, scusami, in che senso? No, invece capendo di essere asessuale sono riuscita a separare le cose che mi piacciono da quelle che non mi piacciono e a capire quali invece stavo facendo perché mi sentivo obbligata a farle. Sì, vabbè, però scusami, mi sembra un po'... cioè, d'accordo, stai esprimendo la tua situazione, fin qui ci siamo... Però non è vero che il sesso si fa solo in un certo modo e a te a certi intervalli, questa è una balla. Non... Sesso in generale è come veramente dire andiamo al cinema, dipende da cosa andiamo a vedere, da che cosa vogliamo fare, che cosa mi genera il concetto di sesso. La sessualità ha varie sfumature, solo alcune persone asessuali possono provare attrazione sessuale solo se veramente innamorati. La differenza sta nel fatto che loro possono stare a letto con qualcuno, ma non ne sentono il bisogno, o meglio non sentono l'impulso. E allora scusa, come fanno sesso? Cioè, se è una sessuale... però provare attrazione sessuale solo nei confronti di qualcuno vuol dire semplicemente essere selettivi con il partner. Non vuol dire essere asessuali, scusami, credo, dovrebbe essere così. Però, scusami, se non provano l'impulso di fare sesso, perché allora fanno sesso? Cioè, fai sesso perché hai l'impulso di fare sesso. Se non è l'impulso, non fai sesso. Cioè, nel senso... Ma io ripeto, lo sto guardando con mente aperta da persona curiosa, ve lo dico. Io sono non binary, nel senso che non mi riconosco nel binario uomo-donna. Ok, già qua non ho più capito, scusate, in che senso? In che senso, scusate? Cosa vuol dire non mi riconosco nel binario uomo-donna? Ragazzi, io ho 33 anni, ragazzi. Ste cose qua non esistevano quando avevo 20 anni, sono curioso. Non si sente né uomo né donna. Ma che cazzo vuol dire, scusami, in che senso? Ma in che senso, scusami? No, ma non è che cosa sei, è proprio per capire, non ho capito. Cosa c'entra con il genere? Non lo so, lo sta dicendo lei, io non lo so. Cioè, cosa vuol dire che non si sente né uomo né donna? In che senso, scusami? Che non si identifica nessuno dei due. Ma come... Non è né maschio né femmina. No, aspetta, non è una cosa, non si identifica un'altra. Aspetta un secondo. È un genere intermedio. Ma quindi da chi si è attratto? Scusa, non ho capito. Cioè, quindi da chi si è attratto? Ah no, vero, lei è asessuale, scusa, ha detto. Ma quindi, cioè, sono confuso, sono curioso ma confuso allo stesso tempo. Ma sono anche agender perché non mi riconosco. Cos'è agender? Non solo nel binario, ma nel... Cos'è agender? Che cos'è agender, scusate? No, quello è non binary né maschio né femmina, ok, ma che cos'è agender? Ma non agender! Non si riconosce nessun gender. Ah, senza genere! Ah, ok, proprio senza genere... ho capito, ma scusa, come si fa, nel senso... Nel senso, cioè... Sono pacifista, ma ogni tanto quando me le fanno girare, due sberle le do. Vabbè, ma questo in generale, che c'entra? Grazie per l'euro palatino. Ma quindi non si sente né uomo né donna? Aspetta, però, no, però stiamo facendo casino, allora. Prima ha detto che non era binary, nel senso che non si sente né uomo né donna. Che cosa cambia adesso con agender?
No, perché stiamo facendo... andiamo con ordine, stiamo facendo casino. Allora, prima ha detto che non era binary, quindi non si sente né uomo né donna. Ma adesso ha detto che si sente anche a gender. E qual è la differenza? Sesso biologico e genere sono due cose diverse. Ok, però se lei non si... No, però aspetta. Sesso biologico, lei sarà una ragazza di sesso biologico, vabbè. Ho capito, però se lei non si sente né uomo né donna... Ah, nel senso che non si sente né etero né omosessuale. Ah, ma dite così, la scusate. La sessualità è il non provare nessun sentimento né per uomo né per donna. Mentre quello che di cui parla lei è la pansessualità, ovvero provare interesse per un altro individuo, indipendentemente se sia uomo o donna l'altra parte. Ah, quindi nel senso non si sente né uomo né donna un né etero. Un libro del 2097 alla A. Cos'è un libro? Cioè nel senso non si sente né uomo né donna né etero né omosessuale. Ah, ho capito, cioè... Zero, nel senso... Meno in altre definizioni di genere. I miei pronomi sono fe e fer. Questo non l'ho mai capito e penso che non lo capirò mai. Mr. Y, grazie per i due, bentornato per provare il patino. Questo non l'ho mai capito e non lo capirò mai, sarò sincerissimo. Dei dem. Quindi loro... Non c'entra con l'identità di genere. Ma come, scusa? Quindi loro... Ma che vuol dire, scusa, cos'è? Personalità multipla? Che vuol dire loro, scusami? Ma è il pronome neutro. Ma no, vuol dire loro, scusami. They vuol dire loro, come neutro? They vuol dire loro, è plurale. Che cazzo, scusami. Sì, vabbè, ma non è uno sdoppiamento di personalità. Che vuol dire loro? Chiaramente in inglese, in italiano uso il femminile e il maschile intercambiandoli tendenzialmente, preferisco quando si usa... Perché non usa il loro anche nell'italiano? Scusa, non ho capito. No, entrambi anche all'interno della stessa frase o dello stesso discorso. I neopronomi sono pronomi nuovi, creati da zero, appositamente per le persone non binary o che comunque ne hanno bisogno e che non si riconoscono nei pronomi, diciamo, standard, per così dire. Per me è... Che senso non si riconoscono nei pronomi, scusami? I pronomi mica sono delle... I pronomi mica è la constatazione di qualcosa. Che vuol dire, scusa? In che senso? Femminile, una cosa che appartiene ad una persona che si ritiene come tale. Sei femminile perché tu ti riconosci come femminile, no? No? Ho una partner che ha la barba, ma lei si riconosce come femminile. Per me quella barba è femminile. No, questo è un po' manipolare la realtà, perché non è proprio così. Cioè, nel senso, se io vedo una margherita bianca, però l'ape che ha la vista a raggi UV la vede viola, effettivamente quella margherita non è né bianca né viola, è una margherita. Cioè, nel senso, la realtà non è che cambia, cioè nel senso, per te lo è, però non necessariamente lo è in generale, cioè... Nel senso, la... Andre cerca su YouTube i sexually identify as an attack tyroncopter. Chiedo scusa, dopo ci guarderò. Cioè, nel senso, se... scusate, così, la realtà oggettiva non esiste così. Cioè, nel senso, se io prendo una margherita in mano e la vedo bianca perché il mio occhio filtra solamente determinati tipi di onde elettromagnetiche. Invece un'ape la vede viola. Se andate a guardare come vedono le api il mondo, perché loro vedono anche i raggi UV, la vede viola. Quindi in realtà è per me che è così. Quindi, cioè, si può stare, però dipende, non è oggettivo. Poi in realtà c'è da mettere in mezzo della biologia, anche qui effettivamente, che la barba effettivamente è un prodotto del testosterone, che in realtà è un ormone prettamente maschile. Quindi è più facile identificare la barba come maschile per il semplice fatto che la barba è prodotta dal testosterone, che è un ormone prevalentemente maschile. Però al di là della cosa biologica, va bene, andiamo avanti. Ogni piccolo elemento può essere femminile in base a chi lo indossa. Stai attento, sto solo parlando. Sto parlando, cioè, che sto attento a cosa? Sto solo parlando e dicendo delle cose. Che cazzo siamo nella Germania nazista? Diciamo che la maggior parte delle persone o non sa che cosa significa, non l'ha mai sentita prima. No, io la conoscevo da anni, però ero convinto fosse semplicemente il non... Ciao Andre, ti ho visto da TikTok e mi stai troppo simpatico. Grazie per il cibo latino. Ma a che cosa devo stare attento, raga? Sto parlando? Cioè...
Ah, non me ne frega un cazzo se Maria Sofia mi asserva. Io sto solo parlando, ragazzi. Cioè, dov'è che cosa ho detto di male? Cosa ho detto di cattivo? Scusate, non ho capito. Cioè, che cazzo siamo? In dittatura, qua? Ma, oppure hanno una concezione un po' diversa di quello che è la sessualità, la maggior parte delle... Io non ho capito, però. Cioè, se me l'avessi spiegata tu, io non avrei capito un cazzo, sarò sincero. Persone pensa che asessualità significhi non voler far sesso. Io ero rimasto a questo, dire il vero. Che è una definizione che a me non mi rappresenta minimamente. Ma allora non sei asessuale, scusami, ma che vuol dire? Cioè, nel senso, se vuoi far sesso, come fai a essere asessuale, scusami? E spesso e volentieri la ritengono un'etichetta di troppo, per così dire, nel senso che non la ritengono come realmente esistente. Il fatto è che le persone danno per scontato che l'attrazione sessuale sia insita nella natura umana. L'attrazione sessuale è insita nella natura umana. E che quindi sia impossibile che le persone non provino attrazione sessuale. Ma scusa, due secondi fa hai detto che gli asessuali fanno sesso, non ho capito però. Adesso dici che non è possibile. Due secondi fa hai detto che in realtà anche gli asessuali fanno sesso, non sto capendo però. Veramente è possibile non provare attrazione sessuale, così come lo stesso fatto di provare attrazione sessuale è uno spettro. Ci sono persone che provano attrazione sessuale molto più frequentemente rispetto ad altre e quindi chiaramente si può passare dal non provarne affatto al provarne solo in determinate circostanze. Asessuale non significa quello. Ah, devi dirla a lei, non a me. Io non sto capendo. Vedi che non ho capito un cazzo alla fine. Costanze al poterne provare più spesso. Ti faccio un esempio. Io sono lesbica e ho gusti abbastanza difficili. Uh-huh. Ma non sono asessuale in quanto le ragazze per strada le guardo. L'asessuale non guarda nessuno perché non prova impulsi. Solo se in una relazione con sentimenti forti si potrebbe risvegliare un piccolo impulso e non a tutti. Conosco il tema perché mi ero informata proprio per il fatto che sono particolarmente selettiva. Scusami, però, scusami, quello non è né demisessuale né asessuale, scusa, quello è una persona selettiva, che vuol dire? Non è né demisessuale né asessuale, quello è selettivo, che vuol dire, scusami, in che senso? Cioè, come dire che se io cammino per strada, vedo una ragazza e non penso che me la voglio fare, sono asessuale. Ma che vuol dire, scusa? Non sto capendo. Quindi gli anziani sono asessuali perché non hanno più l'impulso. Ma che vuol dire? Non ho capito. Cioè, scusa, se io cammino per strada, vedo una ragazza e non penso che me la voglio fare, sono asessuale. Ma che... È proprio il non interessarti se non in specifici selettivi contesti. Ma quello vuol dire selettivo? Che vuol dire, scusa? Io ho avuto delle compagne di classe che si sono fidanzate a 25 anni perché non trovavano la persona giusta e non erano interessate, ma non sono asessuali. Che vuol dire? Non è che mi sto rincretinendo, io sono curioso. Cioè, ve lo giuro, non mi prendi in giro. Cioè, so che al giorno d'oggi sembra strano, però io ho sempre avuto una fortissima curiosità per queste cose qua. Mi ha sempre fatto curiosità queste cose qui. Qualsiasi cosa così mi fa strana, però non è essere asessuali. Il problema, secondo me, è che oggi si vuole etichettare ogni cosa e ciò crea molta confusione. Non è una cosa di oggi, ti dico. Razza e Virgilio Palatina, questa è una cosa che risale da secoli. Risale da secoli, non è di oggi, Negli anni 30 la gente si voleva mettere una divisa per identificarsi come membro di un partito, che fosse di sinistra o di destra. Negli anni 10 la gente si metteva le divise militari perché voleva far parte di qualcosa. Non è una cosa di oggi etichettare per far parte, selezionare. È una cosa vecchia come il mondo. Chiamo, grazie per i 10, 29 per Martino. Verso più persone, verso più generi, eccetera, eccetera. Chissà che io sono asessuale, è possibile ed è probabile che farà commenti che sono afobici e discriminatori. No, però zia, io ti voglio bene, afobici non si può sentire. No, zia, io ti voglio bene. Afobico vuol dire che non si ha paura di niente. Zia, io ti voglio bene, però non stuprare il greco, per cortesia. Non violentare la lingua greca. Afobico vuol dire che non hai paura di niente. Per Dio, zia, ti voglio bene, sembri molto simpatica, ma non stuprare il greco, per favore. Afobico è un'altra cosa. Nei miei confronti. Però di fatto certi commenti come "vedrai che troverai la persona giusta" non sono commenti piacevoli. Sono afobici e discriminanti nei nostri confronti. Ma che cazzo? Ma come? Ma come è discriminatorio? Ma come? Scusa? Ti ho solo detto che troverai la persona giusta, ma come è discriminazione? Ma che cazzo?
Ma in che senso? Ma come? Cioè, scusa, perché ti auguro di essere felice e ti discrimino? Che cazzo vuol dire? Cosa significa? Che cazzo... Ma come, scusa? Cioè, ti offendo perché ti dico di trovare la persona giusta? Ma come? Ma che cazzo vuol dire? Ma scusami, cioè... Perché il punto non è trovare la persona giusta. Oltre al fatto che io... Ma chi se ne frega? Ma ti ho solo fatto un augurio? Che cazzo vuol dire che ti discrimino? Cazzo, scusami... Ma che vuol dire? Cioè, è come se mio padre mi chiama e mi dice di mettermi a dieta, è razzista nei confronti delle persone grasse. Che cazzo vuol dire? Cioè, e io rispondo, no papà, non è questione di dimagrire, è questione di essere felici. Cioè, mio padre mi mena se gli rispondo così. Che cazzo, cosa vuol dire? Cioè, scusami. Cioè, ma che cazzo... Io di persone giuste ne ho trovate, e anche tante. Vabbè, ho capito, ma non ti incazzare con uno perché ti dice che trovi la persona giusta. Ho capito, ma che cazzo vuol dire? Cioè, scusami, ma cosa c'entra? Solo perché ti faccio un augurio ti cazzi? Ma che cazzo vuol dire? Devo provarla questa scena. Adesso, appena mio padre mi dice non devi metterti a dieta, gli risponderò: papà, questa è discriminazione nei confronti dei grassi. Perché non è importante dimagrire, è importante essere felici. Io penso che mi appende giù il telefono, suona e mi viene a menare, però sono punti di vista, però potrei provare. Vabbè, non ho capito, va bene, ok? Va bene, passiamo a God of War. Ho avuto qualche delucidazione in più, anche se in realtà non è che la cosa sia migliorata tantissimo, però... Leggiamo i commenti, no perché saranno cattivi e non li voglio leggere. No perché i commenti saranno cattivi, non li voglio leggere.